Salve a tutti amici di Campagna del Pallone, siamo qui oggi dal campo comunale di Ottaviano dove si è appena svolta la gara di ritorno del primo turno di Coppa Campania fra San Vitaliano e Cimitile. La gara è terminata con il pareggio di 1-1 e siamo qui oggi con il portiere del San Vitaliano e il centrocampista del San Vitaliano. Allora, partiamo dal portiere. Ciao Cristian. Allora, durante la partita ti sei distinto per alcuni interventi particolari, tra cui l'aver parato un calcio di rigore al capitano del Cimitile, Felice Gaetano. Allora, Cristian, dici tu, come hai intuito dove avrebbe tirato il tiratore del Cimitile? Come hai fatto? Ho visto che la settimana scorsa ha tirato su quel lato lì, ho detto ma sicuramente non tirerà quella zona, la metterà sempre su quel lato lì. La maggior parte, quando uno sceglie un lato, non lo cambia mai, è raro che cambiano il lato. Sì. Oggi hai giocato veramente molto bene, ti facciamo i nostri complimenti e sarà per caso anche un messaggio al mister che vorresti giocare di più, vorresti avere il posto da titolare perché abbiamo visto ecco, che nelle scorse partite c'era stato un po' di turnover nella porta, prima Buccelli, poi tu, poi ancora Buccelli, quindi è stato un messaggio per il mister, giusto? Sì, è stato un messaggio per far capire che sono sempre presente. Sei sempre presente. Ciao Simone, allora... La gara purtroppo non è andata come sperato perché a causa di questo pareggio non avete passato il turno. Però comunque bisogna dire che si è visto un San Vitaliano molto propositivo. Hai dato ottimi spunti per la fase offensiva, hai anche servito il pallone a Sorrentino in occasione del gol del momentaneo 1-0. Dici, come hai fatto a vedere questo varco? Cioè, sei riuscito a servirlo in mezzo a tre difensori? Come hai fatto? No, diciamo che tra me e Gennaro c'è molta intesa, quindi il mio primo pensiero è sempre lui quando ho palla. Bisogna ripartire da questa partita qui per prendere meglio il campionato. La prossima gara vi vedrà all'Opera Benevento, al campo Mellusi. Come vedete questa gara? Cosa farete? Cioè, avete già qualche tattica in mente? Diciamo che ora abbiamo 2 giorni di riposo, poi da martedì inizieremo a lavorare per la prossima partita. Sì. Cercheremo sicuramente di portare 3 punti a casa. Sì. Perché dobbiamo